Bene, ci siamo. La campagna elettorale ha inizio e con questo video voglio comunicare a tutti quelli di ACMOS, alla grande community di ACMOS, qual è il punto della situazione in quel di Nichirino. Eravamo partiti con questa lista civica di Rinnovamento Democratico, poi purtroppo la politica ha da fare tante mediazioni. E allora abbiamo vinto, se si può dire così, un primo risultato politico. Abbiamo ottenuto un primo risultato politico che è quello dai 16 componenti della lista Rinnovamento Democratico. Il Rinnovamento entra immediatamente dentro il Partito Democratico di Nichirino, nel senso che 6 persone di Rinnovamento Democratico entrano nella lista, quindi candidati dentro al PD, e tutti e 16 entrano nella direzione del Partito Democratico di Nichirino, la metà di questi con il voto, quindi con la possibilità di votare mozioni, regolamenti, indirizzi politici. Questo risultato per me è un risultato eccezionale perché noi abbiamo la coscienza, la capacità di attivare quella mano nel guanto. La mano nel guanto in questo momento in politica è una mano nel guanto che deve svolgersi nell'ottica del cambiamento soprattutto su certi temi importanti, e lo smontamento anche di quello che la politica oggi rappresenta, che sono le correnti, le cordate e quindi queste lobby di potere che non riescono e non fanno governare al meglio una città. E allora entrare immediatamente dentro al Partito Democratico immette immediatamente questo cambiamento. E quindi oggi parte ufficialmente la campagna elettorale per il sottoscritto, dovrò ottenere un bel risultato politico. Ci sono possibilità sia dentro al partito che in comune, ottenendo un grande risultato, di poter avere spazi di potere appunto per governare, per cambiare. E quindi, cara ACMOS, cara community di ACMOS, datemi una mano, sostenetemi, sostenetemi soprattutto animando, per quelli che non sono di Nichirino, animando il mio sito che è www.diegosarno.it, e scrivetemi alla email vota@diegosarno.it. Grazie e arrivederci.